Si è tenuto martedì 8 giugno presso la sede della provincia di Catanzaro l'incontro con i sindaci dei comuni interessati dal progetto della nuova strada di collegamento Catanzaro-Crotone. Alla riunione hanno preso parte il presidente della provincia di Catanzaro Sergio Abramo, il delegato per il presidente della provincia di Crotone Francesco Coco, Fabio Piscioneri, responsabile servizio trasporti, mobilità e sicurezza stradale della provincia di Crotone, i sindaci dei comuni di Andali, Belcastro, Cerva, Cropani, Crotone, Cutro, Cedusa, Mesoraca, Rocca Bernarda, Sellia, Sersale, Simeri Crichi, Soveria Mannelli e per ANAS il responsabile area Nuove Opere e Struttura Territoriale Calabria, Silvio Calalella. Il responsabile ANAS nel corso dell'incontro ha illustrato il tracciato proposto dagli enti ed oggetto di specifica delibera comunale da parte di tutti i comuni interessati, i quali avevano espressamente richiesto alla Regione Calabria di superare la fase di dibattito pubblico al fine di snellire ed accelerare le fasi di realizzazione dell'opera. Originato dalle istanze del territorio e ingegnerizzato, il tracciato che sarà sviluppato e verificato da ANAS nell'ambito del progetto di fattibilità in corso di redazione riguarda l'itinerario in variante nuova sede Catanzaro-Crotone dallo svincolo di Simeri Crichi al chilometro 17.020 della strada statale 106 Ionica Var allo svincolo Passo Vecchio al chilometro 250,800 della statale 106. I sindaci interessati della variante hanno condiviso la soluzione progettuale, consapevoli dell'importanza per il territorio, poiché una volta che la nuova opera verrà realizzata, ridurrà i tempi di percorrenza per raggiungere i due capoluoghi di Catanzaro e Crotone e collegherà più facilmente comuni montani e costieri alle principali vie di comunicazione e alle infrastrutture di trasporto principali, oltre che ottenere un sensibile miglioramento degli standard di sicurezza. Gli amministratori locali hanno voluto ringraziare ANAS per il percorso di condivisione del progetto prima della convocazione della conferenza di servizi e per aver accolto, recepito le richieste dei territori.